Buon pomeriggio amici sportivi di Teleischia, prendiamo la linea in questo speciale, l'abbiamo annunciato in fretta e furia, abbiamo deciso di mandare in onda subito questo servizio perché oggi pomeriggio è stato un pomeriggio importante in casa Real Forio, oltre ad essere il compleanno del simpaticissimo Alberto Cirelli, è stata una, ne approfittiamo per fare gli auguri, è stata una giornata importante perché è arrivato a Forio il vicepresidente Luigi Amato per cercare di risolvere il caos che si era generato negli ultimi giorni. Diciamo che il primo capitolo in ordine di tempo erano state le parole di Flavio Leo dopo la sconfitta dolorosa contro l'Albanova, per certi versi anche immeritata per gli uomini appunto di Flavio Leo, e lo stesso tecnico foriano al termine del match aveva detto di volersi prendere un po' di tempo per pensare dopo una sconfitta tanto dolorosa, dopo un match così complicato, finito non con l'esito sperato. Poi era arrivato un comunicato da parte del Forio che parlava anche questo di una pausa che il Forio intendeva prendersi per risolvere la questione legata alla guida tecnica della squadra. L'episodio di martedì pomeriggio con il confronto tra Flavio Leo e il gruppo sembrava che in qualche modo il gruppo avesse sfiduciato il tecnico foriano o che comunque non si fosse riusciti in quell'occasione a trovare la quadra rispetto alla prosecuzione del progetto che vedeva insieme Flavio Leo e il Real Forio. Ebbene, oggi è arrivato il vicepresidente Luigi Amato con la presenza al Salvatore Carise, dobbiamo dirlo, di tutto lo stato maggiore della società foriana, con il direttore sportivo Vito Manna, l'avvocato Di Maio, il vicepresidente Esposito, insomma tutto il gruppo del Real Forio, la società al completo per dare un segnale importante alla squadra e per cercare di risolvere la situazione. Al termine di un confronto che noi possiamo definire acceso, eravamo al campo, insomma, dagli spogliatoi non arrivavano certo delle voci particolarmente melodiche, ma insomma anche dei suoni che lasciavano in qualche modo presagire un pomeriggio concitato. Invece, nonostante ecco, qualche decibel di troppo, alla fine la notizia ce l'ha data in una conferenza stampa improvvisata il vicepresidente Luigi Amato, che è arrivato e ha risposto ai cronisti presenti e ha aperto il pomeriggio con una dichiarazione importante. Il nuovo allenatore del Real Forio, ci ha detto, è Mister Flavio Leo, a sottolineare che da qui in avanti si parte con una nuova era. Queste le parole del vicepresidente Amato, ma adesso andiamo a sentire tutta l'intervista che ci ha rilasciato al termine di di questa serie di incontri, dopo i faccia a faccia societari, il vicepresidente Amato, con al suo fianco anche tutti gli altri membri della società, e sentiremo anche le parole dell'avvocato Giuseppe Di Maio. Sentiamo. Sì, presidente, avete qualche comunicazione per noi? Abbiamo una comunicazione per voi e vogliamo dire che praticamente il nuovo mister del Forio, dopo un'attenta valutazione, un'attenta analisi fatta da tutta la dirigenza e alla luce un po' delle situazioni che si erano create, è mister Flavio Leo. Vi dico nuovo mister perché con oggi si azzera tutto, si azzera qualsiasi cosa sia successa o non successa praticamente, anche perché a noi risulta che non è successo nulla, ma ci sia stato soltanto un chiarimento molto molto tranquillo tra squadra, staff e dirigenza. Noi abbiamo preso atto di questa situazione, abbiamo fatto le nostre valutazioni e riteniamo che Mister Leo sia la soluzione ottimale in questa fase così delicata della stagione, perché Mister Leo è quello che ha scelto singolarmente uno a uno questi calciatori, conosce vita, morte e miracoli di ognuno di loro, e penso che d'accordo con la società, con il direttore sportivo, pensiamo che questa sia la soluzione che possa dare la possibilità al Forio di tirarsi fuori da queste sabbie mobili. Noi ancora ci crediamo, siamo qua perché ci crediamo in questa operazione salvezza. Penso che sia l'obiettivo minimo stagionale, onestamente, perché abbiamo
cercato come società veramente di trattarli e farli sentire professionisti. Onestamente ho fatto questo confronto con la squadra annunciando il nuovo mister. Vi parlo di nuovo mister perché è così praticamente, perché è una rinascita. Io oggi ho la consapevolezza che comunque con oggi rinasce un nuovo corso del Foglio. Soprattutto alla luce di una partita che andremo a affrontare domenica, che è molto molto delicata, probabilmente la partita più difficile della stagione per come ci arriviamo, perché ci siamo allenati poco questa settimana, ma soprattutto alla luce di questo dibattito che si è creato praticamente durante la settimana. Però sono convinto e ho la convinzione, soprattutto dopo che ho parlato con la squadra, praticamente che adesso abbiamo dalla nostra la forza e la compattezza di un gruppo che ha come obiettivo unico quello di salvarsi, il bene del Forio. Non esistono persone, non esistono figure, non esistono altri obiettivi se non quello della salvezza e del bene del Forio e per il bene dei foriani. Noi siamo qua praticamente a rappresentare non solo la squadra del Forio, ma siamo qui a rappresentare anche un territorio. Io non sono foriano, l'ho detto anche ai ragazzi, ma io mi sento più foriano di Parecchiero. Ma per un motivo, perché io questa cosa la vivo come una cosa mia personale. Ed è vero che comunque ci sto male quando si perde. Ecco, io tengo vicino a me l'avvocato Di Maio, che praticamente quando si perde la partita io per 3 giorni non posso sentirlo, perché non possiamo parlare. Esatto. Oggi però abbiamo avuto una grossa consapevolezza, e questo grazie anche al lavoro che è stato fatto dal direttore sportivo e da tutto lo staff, onestamente, che oggi sappiamo che abbiamo dalla nostra la forza di un gruppo solido che ha un obiettivo comune, che è quello della salvezza. Ed è quello che noi vogliamo sapere. Noi non chiediamo null'altro ai calciatori, allo staff, se non fare quello che sanno fare meglio, che è quello di giocare a calcio e quello di divertirsi. Noi ci dobbiamo divertire, non è soltanto un impegno. Cioè, gli impegni importanti sono altri, soprattutto in questo momento storico. Sappiamo a cosa ci riferiamo, perché comunque stiamo parlando di una situazione in cui ci troviamo in un periodo in cui si parla di venti di guerra e così via. Noi stiamo chiedendo a questi ragazzi non di andare a fare una battaglia, non di andare a fare una missione, ma di fare quello che sanno fare, giocare a calcio. E devono farlo nel miglior modo possibile, perché lo sanno fare. La squadra nostra, ritengo che sia una squadra forte, una squadra che possa competere con qualunque altra società dal punto di vista calcistico. Veramente possiamo giocarcela con tutti, ma ci vuole consapevolezza, e penso che oggi, dopo la chiacchierata che ci siamo fatti, abbiamo acquisito anche quello, e forse era l'ultimo tassello che ci stava un attimino latitando di recente. Adesso abbiamo la consapevolezza di essere forti, di essere compatti, ma prima noi come società, anche se lo siamo sempre stati, vi dico la verità, noi come società quest'anno veramente abbiamo creato un piccolo gioiellino, e di questo sono orgoglioso, perché penso di avere uno staff meraviglioso, veramente persone su cui si può contare, persone che ti danno tanto. Quindi io dal punto di vista societario non mi ho avuto nessun dubbio, dal punto di vista del gruppo neanche, però oggi volevo una risposta, l'ho avuta. E sono consapevole del fatto che di aver fatto la scelta migliore, perché Mister Leo penso che sia l'allenatore per il Forio, un foriano doc che fa della sua missione quella di portare in alto i colori del Forio, e quindi penso che comunque scelta migliore in questo momento non si potesse fare. Vi anticipo la domanda, avete fatto altre valutazioni? Abbiamo fatto tantissime valutazioni. No, ma più che questa domanda, se mi consente, non lo voglio interrompere, non so se posso. Certo, diciamo che quello che è un po' sorpreso è il caos che si è generato un po' dopo anche le parole del tecnico che ci sono state dopo la partita, nelle quali lui stesso aveva parlato di volersi prendere qualche giorno di pausa. Poi ecco, a queste parole è seguito un comunicato piuttosto strano, insomma, nel quale la società diceva di volersi prendere qualche giorno di pausa. Insomma, ognuno si è voluto prendere un po' di pausa dall'altro, però diciamo, se poi il senso di tutto questo è che si va avanti insieme, beh, bisogna esserne veramente convinti, perché altrimenti diciamo il rischio di aver commesso un autogol clamoroso è molto grande. Allora, io assolutamente sono d'accordo, nel senso che comunque oggi abbiamo fatto la scelta più difficile probabilmente, perché la più facile era quella di cambiare regime, partire con un allenatore nuovo e cominciare praticamente questa avventura con un altro allenatore. Io penso che il senso delle parole del mister Leo di domenica siano l'estremo atto di amore nei confronti della società e nei confronti del Forio, perché è normale che un allenatore che perde una partita in malo modo, perché perdonatemi, domenica quella partita non si poteva mai perdere, perché abbiamo costruito tantissimo, abbiamo avuto dei torti arbitrali di cui nessuno parla praticamente, quindi è normale che il mister si metta anche in discussione, è normale che comunque lui si riporti alla società dicendo guarda, se c'è un problema praticamente affrontiamolo insieme. Ed è giusto che la società
con una società con la S maiuscola, si mette anche in discussione, mette in discussione quello che siano il sentore che possa avere della situazione. Noi abbiamo fatto tutto questo, ci siamo confrontati, abbiamo messo sul piatto della bilancia tantissime situazioni, tantissime soluzioni anche alternative. Ma in questo momento vi dico la verità, non è il ripiego, è la soluzione più complicata, ma quella migliore. È quella che praticamente ci dà la certezza, cioè in questo momento abbiamo la certezza di aver fatto la scelta migliore. Cioè Mister Leo non è un ripiego, non è una soluzione di secondo, diciamo così, livello, è la nostra prima scelta. Ma in verità vi dico una cosa, che noi non abbiamo mai avuto dubbi su questa cosa. Noi abbiamo sempre detto che Mister Leo è il nostro allenatore e non abbiamo mai messo in discussione la leadership e la questione allenatore del Forio. Probabilmente stava messa in discussione tramite altre situazioni che comunque non voglio stare qui a discutere, ma noi abbiamo sempre creduto nel lavoro di Mister Leo e oggi l'abbiamo confermato, noi crediamo di aver fatto la scelta migliore per il bene del Forio. Guardate, noi qualsiasi cosa facciamo, la più bella e la più brutta, sono sempre per il bene del Forio. Non facciamo nulla per il bene dell'individuo, dei singoli o per fare bella figura. Lo facciamo soltanto perché ci teniamo a Forio, ci teniamo a questa squadra e ci teniamo a questa gente, per il territorio, per portare in alto i colori del Forio e così via. Quindi noi veramente. Ma questa la buona fede non può essere messa in discussione da nessuno. Dal mio punto di vista non si doveva assolutamente arrivare a quello che è successo l'altro ieri. Ma io non so manco cosa è successo, mi state parlando di qualcosa. Comunque ma questo è in un certo qual modo ha sfiduciato il nostro atleta. No, non l'ha sfiduciato. Posso aggiungere qualcosa? Sì, la squadra non ha sfiduciato nessuno, la squadra soltanto quello che ha detto lei dopo la partita, dopo l'allenamento, andando via, ha detto parla con la squadra, farà tutto loro. E certamente non è che stava molto tranquillo. No, certo, non stava tranquillo, ma lei era stato comunque incaricato dalla società a discuterne con la squadra e di riportarci quello che era il sentore della squadra. Era stato comunque condiviso con Mister Leo questa cosa. Poi è normale che comunque Mister Leo è un passionale e probabilmente ha avuto una reazione istintiva, quindi tutto qua. Però io oggi ho visto una squadra compatta, una squadra che comunque dal primo momento che sono nello spogliatoio mi ha dimostrato fiducia e dimostrato amore per questi clubi, quindi io non ho motivo di dubitare di questa cosa. No, volevo aggiungere solo una cosa, forse noi non stiamo trascurando quello che è la difficoltà di questo campionato, che ci ha fatto cambiare un po' pelle dall'inizio del campionato fino ad oggi. Guardate che gli 11 che scendono in campo probabilmente sono 11 giocatori diversi rispetto all'inizio del campionato. Questo è dovuto al fatto che questo campionato ha 13 squadre con 4 retrocessioni, con una fascia intermedia più o meno tutti allo stesso livello, 2-3 squadre, e poco distanti dalle prime due, poco distanti verosimilmente anche dalle ultime, perché il Barano, che sta a 8 punti, io ho visto diverse partite, ha fatto delle prestazioni dove onestamente non meritava di perdere con le prime in classifica e purtroppo si trova 8, quindi basta veramente pochissimo per perdere una partita. Che cosa è successo? Qui alla fine, cambiando pelle, noi ci troviamo una squadra fatta anche di giocatori scafati, anche abituati a vincere, anche con una certa personalità, che non era la squadra iniziale, con l'entusiasmo, con quello a cui siamo arrivati, anche grazie a Luigi che è venuto e ha portato una ventata di freschezza nel nostro ambiente. Allora ritrovarsi dopo tante partite, dopo anche qualche prestazione, l'ultima prestazione, io il secondo tempo, devo dire la verità, è stato un secondo tempo di qualità e solo per puro caso noi abbiamo perso la partita con l'Albanova, ha portato un momento di scoramento, andando a guardare un po' gli ultimi risultati delle partite, veramente forte. E questo momento di scoramento c'è stata probabilmente una reazione sbagliata, voi l'avete anche rilevato, e rispetto a questo errore secondo me la riflessione che è stata fatta è stata quella che o ci compattiamo e siamo tutti uniti, giocatori, dirigenti, società, per andare fino alla fine bene con l'allenatore, con le valutazioni che sono state fatte, oppure mettiamo una squadra gli Ores in campo e andiamo avanti, perché non delle due l'una, per vincere le partite in un campionato così equilibrato con squadre dove se tu sbagli qualcosa in campo, la partita la perdi, bisogna essere compatti. Oggi è un momento veramente importante, se siamo tutti insieme qua, la squadra sta in campo, nessuno è venuto meno oggi all'allenamento, è perché questo momento di compattezza, almeno oggi, è arrivato con un po' di difficoltà, per cui adesso secondo me dobbiamo essere più forti di prima, altrimenti saremo molto più deboli di prima. Quindi la speranza è che oggi noi veramente possiamo affrontare questa coda di campionato con maggiore forza, prendendo quelli che sono stati gli sbagli
magari ci sono stati, esaminandoli, facendo un passo in avanti, approfittando invece di quelle che sono le nostre potenzialità, che noi riteniamo, come ha detto benissimo Luigi, credo che questa squadra adesso possa veramente dare delle soddisfazioni, anche se manca poco, e possa farci raggiungere quello che oggi è il sogno, è quello di avere una salvezza in un campionato, ripeto, veramente, io ne ho visti 8 di campionati, per me questo, così corto, così intenso, con questa fascia intermedia, pure l'Ischia in tante partite che sta là sopra ha rischiato di vincere, ha rischiato di perdere, però veramente sono partite equilibratissime, per cui oggi noi abbiamo trovato questa compattezza, vogliamo arrivare fino in fondo e quindi speriamo di raggiungere con l'aiuto di tutti questo risultato. Se voi pensate che comunque noi stiamo combattendo praticamente con squadre come la Mondragonese, che è una squadra che era partita per vincere il campionato, con squadre come la Maddalonese, che sono squadre che comunque hanno fatto investimenti importanti, non dico che non l'abbiamo fatto, lo dicono a loro per cui vincere il campionato. Vabbè, però comunque sulla carta inizialmente chiunque, sfido chiunque a dirmi praticamente che a questa parte del campionato però stavano in zona play-out. La vedo, lo so, però sono squadre ben attrezzate perché hanno fatto investimenti anche economici importanti. Noi investimenti economici così, che erano anche un altro importante, li abbiamo fatti, li faremo, ma li farò ancora, non è un problema economico. Qua è un problema praticamente che noi abbiamo una squadra di un valore, secondo me, che non appartiene a quella classifica. E probabilmente questo è uno proprio dei problemi, che nel senso che abbiamo giocatori abituati. Ma non crede che forse però ce lo siamo detti troppo questo? Che è una squadra che è una squadra di un'altra categoria, di un'altra classifica, e magari la squadra alla fine ci crede che la squadra è di un'altra categoria, di un'altra classifica, e si dimentica questa categoria e questa classifica. Ma io sono d'accordo, sì, forse probabilmente questo è stato praticamente uno dei motivi per cui oggi li ho voluti compattare su questa cosa e fargli capire che loro hanno un valore importante, ma che deve essere messo a disposizione dalla squadra per raggiungere questo obiettivo, che è la salvezza. Sì, il discorso è questo, che probabilmente l'errore è stato quello che probabilmente molti di loro non sono calati nella posizione di classifica in cui ci troviamo adesso, e quindi essendo abituati ad alti palcoscenici, a giocare in società che combattevano per playoff, campionati e così via, si sono trovati ovviamente in una situazione in cui praticamente sono stati catapultati in una situazione di classifica deficitaria. Potremmo effettivamente, come dicevi tu, praticamente avere questo problema, che comunque non si sono calati bene in queste vesti di squadra che lotta per la salvezza. Però pure questo è stato chiarito. Io oggi, vi dico la verità, mi sento bene mentalmente, bene dal punto di vista della fiducia, perché oltre a sentire praticamente una società, aver visto una società compatta in questa scelta, in questo momento di difficoltà, che non è, guardate, momenti di difficoltà le hanno tutte le società, noi siamo stati molto molto bravi a venirne fuori nel breve tempo possibile e secondo me con la soluzione migliore, più razionale in questo momento. Penso che la squadra abbia fatto una valutazione molto importante, io l'ho messo davanti a una situazione, io ho spiegato alcune cose e li ho visti molto molto motivati, devo essere onesto, ma dal primo all'ultimo non c'è stato uno che ha avuto un momento di pensamento, quindi questo mi fa ben sperare e sono sinceramente convinto che a questo punto, già a partire da domenica, di vedere una squadra cattiva, calcisticamente parlando, una squadra che va in campo per giocarsela la partita, ma per vincerla. A questo punto dobbiamo vincere le partite, ovviamente non si vinceranno tutte le partite, ma ci dobbiamo almeno provare, ed è questo il nostro obiettivo. E dunque ve l'abbiamo fatta sentire tutta integralmente la conferenza stampa improvvisata di oggi pomeriggio al Salvatore Calise, con protagonista assoluto, l'avete visto, il vicepresidente Luigi Amato. Non abbiamo ascoltato l'allenatore, ce lo riserviamo per domani, magari al termine dell'allenamento cercheremo di dare spazio a questo nella nostra puntata di domani di A Bordo Campo l'anteprima. Intanto ribadiamo la notizia: Flavio Leo resta l'allenatore del Real Forio, confermatissimo dalla dirigenza in toto, un segnale importante in vista di Napoli Nord Real Forio, in programma questo fine settimana. Gli ultimi aggiornamenti la danno per domenica pomeriggio alle 15 al Vezzuto Marasco. Diciamo che la formazione della nuova Napoli Nord aveva iniziato la stagione al Simpatia di Pianura, poi le cose non erano andate benissimo con la piazza bianco-azzurra, allora è storia recente il loro passaggio al Vezzuto Marasco di Monte di Procida. Domenica pomeriggio il match con il Real Forio.
Per il momento è tutto, restituiamo la linea alla nostra normale programmazione. Vi ringraziamo per l'attenzione, buon pomeriggio.